Benvenuti. Sembra mai che sono commosso, ma la metà di voi non ci crede qui dentro. Però Vago Vago, sì, non è una conferenza come tutte le altre, lo sapete. È la festa del popolo sciantano, è la nostra festa. Io l'ho percepito dal web, dagli scritti che mi arrivavano questi giorni, e mi veniva, come mi sta venendo, scusate, Savilurza, che per Alba tradotto e per altri non sardoni, è la pelle d'oca. E oggi è una giornata storica. Lasciate perdere che io sia da questa parte, se volete farò da guida come fece Mosè nel deserto, ma è la nostra festa, la festa del popolo sciantano. Voi non siete qui per sentire le teorie di Leonardo Meles, di cui la maggior parte di voi conosce già, attraverso il libro, anche nelle conferenze. È qui per un altro scopo, è qui per una voglia di ritrovarci insieme e costumeri Deus Apiri, magari a Sole Grande Vuro, quelli che si troveranno vicini. Un gruppo di persone con passioni diverse, ma con questa passione comune, questa passione dei sciardani, dei popoli del mare, di questa cultura, di questo rinascimento sardo, e non solo, perché il popolo del web che mi scrive è sempre più terramanese, Ava, sempre più, pur restando gli amici Narauso di Sardegna, ma è sempre più vasta questa passione. E adesso facciamo un viaggio, facciamo un viaggio insieme, come me capita quando mi metto a scrivere, viaggio con la mente in quei luoghi dove sono stato e dove anche non sono stato, e li immagino magari dalle letture in un certo modo. Alle volte si verificano questi sogni, perché io sognai un generale Shardana in una città Shardana in Israele, che poi esisteva, perché ho incontrato l'amico Adam Zertal, archeologo israeliano, che raccontai questa cosa. Per precauzione l'ho già pubblicato però, il libro mio con questa storia, e lui l'ha pubblicato l'anno scorso, 4 anni dopo, scrivendo questa storia mia, non voglio rifacciare niente, magari, ma anche citato. La stampa sarda se n'è ben guardata da dire che la scoperta del generale Sisera nella città scoperta da Adam Zertal ad Alawat, vicino al Monte Carmelo, fu una scoperta e un'identificazione fatta da Leonardo Meles nel 2005 nei Principi di Dan. Bene, passiamo alle novità. Vedete alcune foto che alcuni di voi conoscono, alcune un po'... Sto in piedi perché voglio vedervi tutti, un po'... ne vedo molti lassù in piccionaia che c'è il vetro. Vi saluto. Vi saluto. Tutto. Vi saluto. Vi do alcune indicazioni su queste foto che indicano il percorso che faremo oggi. Questa è l'ultima spedizione nel 2009 nell'Alto Egitto, dove ci sono state delle grossissime novità, delle conferme a delle ricerche che avevamo già fatto nel 1989. Qui sono al Ramesseum, c'era anche l'amico Attilio Dedoni, che non vedo in sala, ma probabile che arrivi più tardi, e una delegazione della regione sarda che avevamo portato con la mia socia, ospiti del governatore di Luxor, con dei progetti ben precisi, stati firmati dei protocolli. Sicuramente forse l'1% dei presenti saprà che la facoltà di archeologia subacquea di Oristano è stata salvata da questa nostra spedizione in Egitto, perché era completamente a secco, diciamo, di progetti. Abbiamo ottenuto l'esplorazione del delta del Nilo, che nessuna università, nessun gruppo ha mai fatto, stranamente nella storia, perché io sono convinto che il delta è pieno di reperti. Quindi abbiamo raggiunto questi scopi incredibili, ospiti del governatore, scortati da soldati, autoblindo, io potevo entrare nei siti dove non entrava neanche Zaki Awas, che bello, e al Ramesseum ho avuto la fortuna di trovare un altro Sherdana, che non pubblico ancora, adesso pubblicheremo sul prossimo libro, e che nessuno aveva ancora notato, perché c'è una descrizione, un'ulteriore descrizione della battaglia di Kadesh. Fra centinaia, forse migliaia di volti, c'è quest'unico Sherdana strano, solo in mezzo ai combattenti, perché di solito loro li raffiguravano a fianco al trono dei faraoni schierati, questo invece è in mezzo alla battaglia, solo, riconoscibile benissimo dallo scudo, dalle corna, eccetera. Ho trovato anche la firma di un grande, di Belzoni, su una parete, ma quella forse l'hanno vista anche altri. E questa è la ziggurat che alcuni di voi già conoscono, ci sono degli sviluppi anche sulla ziggurat di Pozzo Maggiore. Questa è una delle ultime, non è una mia scoperta, è una segnalazione di un amico del forum, però poi abbiamo trovato delle cose ulteriori che ci hanno confermato che non è un avanzo di cava, come dicono gli amici archeologi buoni di Oristano, ci sono dei motivi. Questa è un'altra cosa che spiegheremo dopo. E qui
è il famigerato documento ritrovato da Leonardo Meles, tradotto dall'amico Gigi, che non vedo in sala, accidenti a lui, oggi dovrà esserci. Un piccolo antefatto, qui c'è un, cito un autore, uno di quelli scrittori di oggi, un archeologo, ma archeologo vecchia maniera, la moda di Lores d'Arabia, di Petri, dello stesso Pezzoni, di quelli che vanno a scavare, non che stanno dietro la scrivania a dire Leonardo Meles è un fantarcheologo di stampo sardino.